ciao a tutti, torno a parlarvi di cose, di concetti interessanti e oggi parliamo di infinito. Siamo tutti abbastanza familiari con il concetto di infinito, però lo immaginiamo sempre in maniera induttiva, iterativa, ovvero immaginiamo di essere ad un punto e poi si aggiunge qualcosa, si va un po' oltre, si fa con i numeri. Per esempio, per immaginare l'infinito si immagina un numero grande e si immagina che c'è sempre qualcosa dopo. Con le distanze è la stessa cosa, c'è un punto e ce n'è uno più avanti, è sempre così. Per quella che è la nostra esperienza, per il nostro modo di ragionare, l'infinito è legato, direi indissolubilmente, al concetto di tempo, perché per noi è impossibile fare l'esperienza dell'infinito senza avere a disposizione un tempo infinito, perché anche se parliamo di distanze e non di tempi, per stabilire che una certa distanza è infinita, come facciamo? Dovremmo percorrerla, andare sempre avanti all'infinito, e quindi abbiamo bisogno di un tempo infinito. La stessa, beh, non è la definizione, ma diciamo il modo più colloquiale di descrivere l'infinito, qualcosa di infinito, è dire che non finisce mai. Quando si dice il mai, già si ci dà un concetto temporale. E io ho pensato un po' a un esempio che prova, diciamo, quanto è difficile immaginare l'infinito, e ci ho perso tempo senza arrivare a qualcosa di conclusivo che mi soddisfacesse appieno. L'esempio che vi propongo è legato alla fisica, ma è abbastanza semplice da capire per tutti. È l'esempio di una pallina che scorre lungo un piano inclinato, che a un certo punto fa una conca, si curva così, e beh, intanto diciamola così, e dopo risale dall'altra parte. Per farla semplice la introduciamo in questo modo: se una pallina che tengo ferma e a un certo punto la lascio andare, supponendo che non ci siano attriti, frizioni, che non ci siano forze esterne e compagnia bella, chi ha studiato fisica alle superiori e è stato attento in classe si ricorderà del principio di conservazione dell'energia. Questo in pratica dice che la pallina acquista velocità, dopo risale, rallenta e arriverà esattamente alla stessa altezza da cui è stata lanciata. Fa una U praticamente. E fin qua tutto bene. Immaginiamo una piccola variante di questo esercizio, che in pratica il piano inclinato dove scende resta uguale, dopo però dove risale, risale più dolcemente e fa un'altra curva e alla fine diventa piano. Non so se riuscite a seguire la mia mano, ma in pratica, scende ripidamente, dopo fa una dolce, una specie di U per un po', e dopo risale altrettanto lentamente e diventa sul piano, va su un piano. Ora, se noi lasciamo cadere la pallina esattamente alla stessa altezza in cui si trova il piano, cosa succede? Beh, quelli bravi diranno che si aspettano che la pallina, sempre in assenza di attrito, forze esterne, eccetera, la pallina scenda e poi risalga e arrivi esattamente sopra questo piano qua. Poi la domanda è: con quale velocità la pallina arriva al piano? Lei continuerà a correre su questo piano? Beh, no,
per il principio di conservazione dell'energia, all'inizio era ferma, io l'ho solo lasciata andare, non l'ho spinta giù, l'ho lasciata andare, lei arriva a quell'altezza là e dopo non continua più la sua corsa, resta ferma proprio sul ciglio di questo, di questa pendenza, diciamo, di questa curva. E quindi arriva lì in cima proprio con velocità zero. In pratica, allora la domanda successiva è: va bene, quanto tempo ci mette la pallina a compiere questo percorso? La risposta è che ci mette un tempo infinito. Cosa vuol dire? Perché in pratica la pallina, questo bisognerebbe dimostrarlo, ma cerco un attimo di darvi un'idea perché del motivo. È che in pratica quando inizia a risalire, quando è giù sulla conca alla velocità massima, dopo man mano che sale gradualmente rallenta, e dopo, siccome la pendenza cambia, fa una curva in questo senso qua, la pallina si rallenta sempre, e dopo alla fine arriva proprio alla cima con velocità zero. Velocità zero vuol dire che per muoversi ha bisogno di un tempo infinito. Man mano che la pallina è più vicina alla superficie dritta, è sempre più lenta e ha bisogno di più tempo per spostarsi. Vabbè, credetemi, ci arriva in un tempo infinito. Cosa vuol dire un tempo infinito? Che non ci arriva mai. E questo è un esempio che io vi propongo proprio perché è un po', come dire, non assurdo, ma è difficile per noi da capire. Perché nella nostra esperienza tutte queste condizioni che vi ho detto, l'assenza di attrito, non ci sono, non esistono. Anche nello spazio, dove non c'è atmosfera, comunque c'è l'attrito ci sarebbe l'attrito tra i due corpi, tra la pallina e la superficie, quindi questo è un esempio che credo sia irrealizzabile. Ecco, tutto qui. In pratica l'infinito, per noi che abbiamo una vita finita, per cui tutte le cose che vediamo, che percepiamo, di cui abbiamo esperienza nella nostra vita sono finite, immaginare l'infinito, cogliere l'infinito come esso è, ovvero non semplicemente iterativamente ma proprio nella sua totalità, è impossibile, è un concetto che la nostra mente non riesce, semplicemente non riesce ad immaginare. Riusciamo a comprenderlo, come ho detto, induttivamente, però siamo limitati in questo. E questo è tutto per oggi. Qui sono tornato in Russia, c'è un po' di estate, c'è sole, in realtà vedete con la giacchetta non è molto caldo, ma vabbè, si sopravvive. Buona giornata a tutti, ciao ciao.